Altre scosse questa notte, ancora tanti edifici da verificare. Qual è la situazione, Sindaco? E la situazione è ancora molto complessa. Questa notte abbiamo dormito qui al palazzetto in circa 40 persone. 40 persone sono state ospitate dalle casette dell'ostello e circa 30 persone nelle macchine davanti qui al parcheggio. E le case sono ancora da verificare. Oggi attendiamo le verifiche degli ingegneri della Protezione Civile per valutare chi può tornare nelle proprie abitazioni e chi invece deve tornare questa notte. Alle 5 questa mattina c'è stata un'altra scossa importante, però questa struttura, ovviamente essendo nuova in legno, ha ammortizzato molto bene il colpo, si è comunque sentita e la paura è ancora tanta. Fra una decina di minuti dovrebbe arrivare il Presidente della Regione. Cosa chiederete? Allora, intanto gli faremo vedere come ci stiamo organizzando per il comune e per le scuole. Per le scuole abbiamo predisposto delle tende della Protezione Civile e ogni tenda ospiterà un'aula. Però ovviamente questa è una situazione provvisoria, una situazione che può andare avanti finché non farà freddo. Quando farà freddo ci sarà bisogno di strutture che mantengano di più la temperatura e quindi o dei moduli prefabbricati o delle casette in legno e questo io chiederò al Presidente Bonaccini. Chiederò anche come potrà fare fronte il Comune di Tredozio alle enormi spese che scaturiranno da questa situazione emergenziale. Un'emergenza nell'emergenza, noi avevamo già fatto dei debiti fuori bilancio e ne dovremo fare purtroppo molti altri. Ma la sicurezza dei cittadini è sempre al primo posto.